Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su GTA Vitella Gangster. Ci troviamo nei panni di Giulietta, ragazzi, perché oggi, beh, Franklin, visto che era impegnato in faccende gangster, spacci, cose, polizia. Anche perché ormai la polizia, ragazzi, è proprio assatanata, vuole a tutti i costi Franklin. Quindi deve stare molto attento Franklin in questo periodo. Vabbè, comunque stavo dicendo, visto che Franklin è impegnato in queste faccende, mi ha affidato a Giulietta, che ora siamo nei panni di Giulietta, ha affidato a me, a Giulietta, il compito di andare a recuperare delle informazioni della Meriwether per poi fare la rapina al treno, come avevo parlato negli scorsi episodi, ragazzi. Quindi ora Giulietta è questa qua, armata di un bel mitra. Mitra? No, un M4 questo. Sì. Ci ha anche prestato la macchina. Ci ha anche prestato la macchina Franklin. Infatti non so come, perché ce l'ha prestata. Lui di solito non presta le sue macchine a nessuno, però a quanto pare ce l'ha prestata, boh, non si sa. Ci troviamo qui lungo la spiaggia, ragazzi, come ben vedete. Dobbiamo andare dalla Meriwether, che si trova esattamente in questo porto qui. Non lo so, dobbiamo andare al porto, perché la base della Meriwether, ragazzi, si trova al porto. Quindi per ora ci dirigiamo al porto e poi si vedrà il da farsi. La Meriwether sta di là, credo. Proviamo a vedere se sta di là la Meriwether, se no dobbiamo ritornare indietro e farò un taglio, perché non voglio farvi vedere che vado un attimo da in una base militare a farmi uccidere. Brava Juliette, così si sgomma. No raga, non è qua. Vabbè, però da qua possiamo andare direttamente al porto, quello bello, al porto principale. Proviamo. Da qui ci dovremmo trovare più avanti della via del porto, la via principale. Eccola. Il mio problema è dove si trova la Meriwether, la base loro, dov'è? Come ben vedete ci sono molti camion, ma io vorrei un attimo vedere la loro base. Ok, non si trova qui. Quindi qua non si trova. Proviamo qui, ragazzi. Credo proprio che si trovi qui. Ah no, qui. Qui si trova, ragazzi, ok. Ho capito tutto. Si trova dove sta quel capannone grosso. Andiamo anche un po' a rubare i dati, a vedere un po' che stanno facendo. Che paura, raga. Mi sono distratto un attimo dallo sterzo. Ma dai, però. Me lo fate apposta. Io volevo fare un video bello dove facevo vedere Giulietta che guidava tutta gangster, e invece mi ritrovo ad andare una seconda volta allo Santos Custom perché ho incidentato la macchina. Vabbè, io c'ho una guardia, non mi sono manco fermato. Va bene. Chissà che avranno pensato. Ok, perfetto, dovremmo essere arrivati. Ecco qui il capannone della Meriwether. Eccolo. Guardali con il loro camion che smerciano. Ok ragazzi, ora lo sapete che si fa. Si entra, si rubano i dati del treno, dove andrà il treno, eccetera eccetera, e dopo vedremo il da farsi. Quindi camminiamo piano, leviamo l'arma prima cosa, che mi inizieranno immediatamente a sparare se mi vedono con l'arma. Ok, vedo le guardie. Ce ne sono molte. Ah, non lasciate i cancelli aperti. Io pensavo che dovevo aprirli io. Con l'hacker. Io mi ero preparato tutto l'hacker qua. Col telefono. Vabbè. Ragazzi, c'è una guardia qua dentro. Zitti. C'è una guardia? Sì. Salve, salve, ma qui la Meriwether? Ma qui la Meriwether? Di tutti.
Andiamo immediatamente qua sopra, che ci dovrebbe essere quella sala di controllo. Andiamo a prendere i dati. Eccola. Vai. Ok. Dovrebbero stare qui tutti i dati. Vediamo un po', ragazzi, frughiamo un po' e vediamo dove si potrebbero trovare questi dati. Perfetto, ragazzi, ho scaricato i dati da questo computer al computer dei miei, della mia gang. Ora incendiamo questo posto in questo modo e scappiamo. Qui si può entrare? No, ok. Incendiamo tutto, ragazzi. Non voglio che rimane niente. Perfetto. Qui dove siamo? Ok. No, sono arrivati anche i pompieri che hanno sentito. Si è attivato l'allarme antincendio, mannaggia. Ok, perfetto. No, mi sono dato fuoco da solo. Sì, non ci credo. Ah, fa un porcello. Sono andato di nuovo. Mannaggia la Meriwether. Dove sono sbucati di nuovo? Sono venuti rinforzi, mannaggia. Giulietta, non può fare queste cose. Dobbiamo tornare a casa. Dobbiamo tornare. Oh! Scappa, scappa, Giulietta. Sparalo, sparalo. Vai, vai, vai. Scappa, 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 Giulietta. Attenzione. Capriola lungo le scale, mai da fare. Ok, perfetto. Morti, morti, morti tutti, morti tutti. Vai, 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 vai. No, no, no. Dai, 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 dai. Uccidi, uccidi, uccidi. Morto? Ok, morto. Via, 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 via. Oh, Gesù, 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 ragazzi, non ci credo. Abbiamo fatto fuori un intero esercito con Juliette. Oh no. Ok, si aprono, si aprono. A proposito, sta sirena qua del. Sta sirena qua, raga. Dell'autobulanza, finalmente. Si è sudato, ok, perfetto. Abbiamo scaricato i dati, raga. Nel prossimo episodio si rapina. Si rapina il treno. Sapete che vi dico? Prendiamo la macchina e scappiamo via. Brava, Juliette. Brava, ce l'hai fatta, Juliette. Mamma mia, raga. Juliette. La sua prima mission, quasi impossible perché è stata anche colpita. E quindi ci poteva lasciare le penne. Però anche Giulietta, raga, come ben vedete, sta diventando una vera e propria gangster. Facciamoci sto salto. Mamma mia, raga, incredibile. Sono pure riuscita ad atterrare sulle ruote. Vabbè. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Se vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi, attivate la campanellina perché, raga, se dobbiamo arrivare almeno dobbiamo superare 5 like, se no io non lo porto l'episodio che rapino il treno, raga, te sto dicendo sul serio. Se no lasciate mi piace e non porto l'episodio. Perché cioè io sto facendo, mi sto. Wow, che male, Giulietta, come sentite Franklin? Vabbè, comunque, se non arriviamo a 5 like, non carico l'episodio. Spero che vedete, ciao, farro, ciao a tutti, ragazzi.